Sempre nel primo millennio noi troviamo che il problema dell'arianesimo, abbiamo detto che viene concluso nel 381 grazie al concilio costantinopolitano prima e poi il concilio di Aquileia dopo, grazie anche all'intervento di Sant'Ambrogio, ecco, la Chiesa si liberò da questa situazione molto difficile, appunto perché metteva in pregiudicato, quindi annullava praticamente la redenzione. Quindi la Chiesa fu molto attenta a ciò. Ecco che sempre nel primo millennio, nel nono secolo, noi ci troviamo di fronte a tesi che comunque potevano richiamare in un certo qual senso anche il discorso dell'arianesimo. E allora in Spagna il Concilio di Toledo vuole discutere il discorso della processione nella vita di Dio. Abbiamo detto che il cuore del cristianesimo è Cristo, lui ci rivela il Dio uno e trino, la Trinità, e quindi ecco che poi parte tutto il discorso teologico, come avviene questa relazionalità e queste processioni all'interno dell'unico Dio. Allora ecco che viene focalizzato questo aspetto teologico. L'unica persona divina che è fonte di ogni processione e non procede da alcuno è appunto il Padre. Il Padre poi, ecco, per processione, per generazione ad eterna, ecco, dà il senso quindi della processione del Figlio. Poi vi è appunto la dimensione dello spirito, ecco che l'aspetto fondamentale è che tipo di processione ha lo spirito, da chi procede. Ecco, la concezione orientale, ecco, pone l'aspetto della prima persona divina, cioè Dio Padre, che sia l'unica fonte di processione. E questo è anche la teologia latina. Però ecco che c'è un certo qual senso che si pone di fronte alla questione di come procede lo spirito. Ecco, allora ecco che in modo particolare la Chiesa di Spagna nel Concilio di Toledo in un certo qual senso presenta questa nuova prospettiva. Il Concilio, dunque, lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio, non dunque solo dal Padre, anche perché la dimensione biblica che noi troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli, ecco, Gesù dice: è necessario che io vada al Padre perché venga a voi il Paraclito. Quindi c'è già una sinergia biblica tra la volontà del Padre e la volontà del Figlio, quello che noi conosciamo nella dimensione ab extra, cioè nelle missioni divine. Il Concilio di Toledo dice così: procede dal Padre e dal Figlio. Siamo nel IX secolo, Carlo Magno, che è molto attento alla dottrina della sua delle chiese, dei Franchi, ecco, desidera che appunto sia ben chiaro che lo Spirito Santo, ecco, procede dal Padre e dal Figlio, e quindi chiede che sia messo questa formula nel credo che in ogni solennità viene appunto proclamato dall'intera assemblea. Quindi noi prendiamo il discorso di
quello che in sinodalità viene presentato. Abbiamo primo il concilio di Francoforte del 794 e poi anche il concilio di Cividale, e che sottolineano proprio questo aspetto. È necessario che non torni mai più l'arianesimo, e allora è necessario che noi ci tuteliamo nella dimensione della divinità del Figlio. Quindi lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio, Filioque procede. Il concilio di Costantinopoli non aveva inserito questo concetto, e alla fine del concilio di Costantinopoli del 381 viene indicato che nulla può essere cambiato nella formula del simbolo. Qui, ecco, non è che si vuole cambiare la formula, ma si vuole specificare, si ha paura di quella che è la dimensione ariana. E quindi ecco che Carlo Magno chiede a Papa Leone III di poter inserire nel credo la formula filioque procedit. Il Papa non è molto d'accordo, comunque egli accetta, e quindi nella incoronazione di Carlo Magno nella notte di Natale dell'Ottocento, nono secolo, quindi ecco, viene formulata questa, diciamo, realtà di sottolineare la fede che il Padre è fonte di ogni processione, il Figlio procede dal Padre e lo Spirito come unico principio, ecco questo era il concetto della teologia latina, proprio per non andare contro alla teologia orientale, procede quale unico principio dal Padre e dal Figlio. Questo praticamente diventa un oggetto teologico del contendere, e quindi avviene che col concilio di Cividale tutte le chiese che erano, diciamo, legate ai Franchi, ecco, dicono il credo con il termine filioque procedit, e quindi qui la chiesa orientale si trova ovviamente in difficoltà. Come si addiviene a questo? Che cosa, ecco, come si risolverà questo problema? Questo problema sarà poi uno degli argomenti che Fozio sottolineerà nel 1054 per la scissione tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente. Era una scissione che doveva avvenire a livello disciplinare, ma il patriarca Fozio di Costantinopoli la pone sul discorso dottrinale. Noi non possiamo accettare che vi siano due fonti di processione, diciamo, senza procedere. Per noi l'unico principio di processione che non procede è il Padre. Ma la teologia latina dice no, certamente, ma il filioque non viene a scalfire questo, ma viene ad essere unito che il Padre e il Figlio come unico principio sono fonte di processione dello Spirito, che è vero Dio come il Padre e il Figlio. Questo non, Fozio non accetta tutto questo, e quindi ecco che si ha lo scisma del 1054 teologico, oltre che al discorso disciplinare. Questo discorso si protrae fino agli anni 70, quando grazie a Paolo VI proclama il simbolo del popolo di Dio nel 1968 e accoglie quella che è la sfumatura che è accolta già nel Concilio di Firenze dagli orientali, che sarebbe quella di non procede dal Padre e dal Figlio, filioque procedit, ma per filium, e gli orientali accettano questo concetto, che lo Spirito Santo procede dal Padre per il Figlio.
Ecco allora che su questo aspetto teologico lavorano appunto dopo il Concilio Vaticano II e avviene una dichiarazione della Congregazione della Dottrina della Fede il 21 febbraio del 72 in cui si sottolinea questo aspetto sia da parte cattolica che da parte orientale, soprattutto del Patriarca di Costantinopoli. Dice: la verità dello Spirito Santo che procede fin dall'eternità dal Padre e dal Figlio, o in altre parole dal Padre per il Figlio. Questo è, ecco, è vero pure che la Chiesa di Roma è consapevole che l'inserzione del Filioque non venne ad intaccare la professione del Concilio Costantinopolitano I, ma era appunto una spiegazione affinché non tornasse in altri, sotto altre spoglie, diciamo, l'eresia ariana che depauperava il Verbo di Dio della sua divinità. Questo aspetto qua, sottolineato del documento della dichiarazione della Congregazione della Fede, viene ripresa da Giovanni Paolo II il 4 giugno dell'81 in una lettera inviata al Patriarca Dimitrios, il quale è molto duro su questo aspetto. Giovanni Paolo II distingue molto chiaramente tra il simbolo del 381 come espressione dell'unica fede comune della Chiesa, quindi d'Oriente ed Occidente, e quindi di tutto il cristianesimo, e la dottrina, dice, distinguiamo, la dottrina della relazione eterna del Figlio e dello Spirito, che ha dato luogo a delle controversie tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente. Ecco, il Patriarca Dimitrio rimane un po' sulle posizioni di Fozio, infatti manda una lettera in occasione del sedicesimo centenario del Concilio di Costantinopoli I, e dice: pertanto l'aggiunta del Filioque circa la processione eterna dello Spirito Santo dal Padre, cioè non da una sorgente unica della divinità, ma da due, espressione deplorevole introdotta contrariamente alla tradizione. Aggiunta tardiva, dice il Patriarca Dimitrios, dal punto di vista storico, assai poco solida dal punto di vista teologico, da più parti combattuta, causa di molta divisione nella storia tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente. È stata considerata dalla Chiesa ortodossa, dice Dimitrios, e dalla tradizione orientale come punto di contraddizione, tema di lite che lungo i secoli alienò le due Chiese ed è divenuta in questo senso la corona dei mali. E cita Fozio, quindi siamo nel 1054, sulla testa della Chiesa di Cristo, ed è in quanto tale del tutto inaccettabile e deve essere rigettata. Bartolomeo, ecco, è tutta la Chiesa, diciamo, ortodossa che fa riferimento a Costantinopoli, ecco, superò questo concetto di Dimitrios e disse: il concetto della unico principio è fondamentale e noi l'abbiamo sempre recepito e vediamo che è stato anche recepito dalla Chiesa latina. Quindi la formula per filium, ecco, non intacca l'aspetto teologico. Diversa fu allora la posizione del Patriarca di Mosca, ecco, che dice appunto: il Filioque non dovrebbe costituire un impedimentum dirimens nel dialogo ecumenico. Accettato il fatto che la mens teologica sia della Chiesa d'Oriente che la Chiesa d'Occidente, la fonte di ogni processione è il Padre, e quindi c'è una coprocessione da parte del Figlio, per filium, ecco, questo è teologicamente è un qualche cosa ovviamente che ci accomuna. Infatti oggi come oggi, ecco, quando ci sono gli incontri, diciamo, ecumenici, ecco, si tenta appunto di presentare questa formula che già Paolo VI inserì nel 1968 nel cosiddetto Credo del Popolo di Dio, per filium. Dunque,
La motivazione però del Concilio di Toledo, la motivazione del Concilio di Francoforte, di Aquisgrana e del Concilio di Cividale non era quella di dividere, ma era quella di tutelare il fatto che non tornasse la dimensione dell'arianesimo, la dimensione che avrebbe reso, e ripeto, fino alla noia, annullata la redenzione. Se Cristo non è Dio, ecco, noi siamo ancora nei nostri peccati, direbbe l'Apostolo Paolo. Quindi, ecco, questi due punti importanti, no? Il discorso del Concilio di Costantinopoli e di Aquileia per arginare l'aspetto della tesi ariana che sminuisce Cristo nella sua divinità, e poi ovviamente la tesi del Filioque che tende proprio a far sì che possa essere ben chiaro il fatto che il Verbo di Dio, il Verbo, cioè il Figlio, è Dio come il Padre. E nella sinergia di un procedere, ecco, per generazione procede il Figlio direttamente dal Padre, per spirazione, ecco, lo Spirito procede, potremmo dire, ecco, dal Padre e dal Figlio. La concezione, diciamo, la formula Filioque, la concezione teologica non è per fare del Figlio un controaltare alla dimensione del procedere senza essere, diciamo, senza avere l'aspetto passivo, ma è con e per e con il Padre per il, lo Spirito. Quindi, cioè, il Padre è il Figlio come co-principio, sono la fonte della processione per spirazione dello Spirito. Potremmo dire che grazie al Concilio Vaticano II la tesi esasperata di Fozio viene focalizzata grazie anche all'intuizione teologica ed ecumenica di Atenagora. Dimitros, che è un suo successore, riprende invece un discorso soprattutto, diciamo, presente nei monaci del Monte Athos, che con il Filioque si è attentato alla verità della Trinità. Il Filioque non attenta il discorso della Trinità, ma il Filioque cerca di fare in modo che non ritorni il discorso dell'arianesimo. Forse può essere anche, diciamo, una formulazione poco perfetta, ma è chiaro che con lo sviluppo, come dicevamo prima, con lo sviluppo che della teologia e delle tesi che avvengono attraverso la sinodalità dei concili, ponendo il tutto alla luce della rivelazione, ecco che si arriva finalmente a superare anche questa, diciamo così, controversia teologica che veniva spesso ecco, imputata all'impossibilità del dialogo. Con questa formulazione per filium, quindi si dimostra che la Chiesa Latina non vuole andare contro al discorso dell'unico principio di processione che è il Padre, ecco che, ecco, si addiviene a una dimensione così possibile anche nel dialogo teologico. Ecco ciò che ci ha lasciato il primo millennio. Poi dopo vedremo, nella prossima lezione, vedremo anche cosa avviene nel secondo millennio, di questo, come si può entrare nella logica. Ecco, dobbiamo dire per onestà che la Chiesa, diciamo, di Roma ha tentato sia nel Concilio di Lione che nel Concilio di Firenze di venire incontro a queste, diciamo così, situazioni teologiche che hanno diviso le due grandi tradizioni, i due grandi polmoni, come li chiamava Giovanni Paolo II. Ecco allora che vediamo il discorso che viene, diciamo, preso in considerazione per trovare una connessione tra la rivelazione e la proposta delle varie intuizioni teologiche, sono appunto i concili.